Stiamo lavorando per crescere come cultura industriale, per avere una visione industriale, una progettualità industriale che serva alle prossime generazioni di impresa per capire su che cosa la Regione Marche investirà. Ovviamente l'investimento della Regione è sempre un cofinanziamento del privato e quindi si tratta sempre di trovare i soldi che mettiamo a disposizione per fare in modo che generino altri soldi, altri investimenti, quello che si chiama moltiplicatore economico. La Regione, se dà un contributo, c'è sempre un controcontributo del privato, quindi in qualche modo questa eccellenza si va raddoppiando. Dobbiamo però non sbagliare la programmazione, perché se noi non individuiamo il modello economico di riferimento rischiamo di fare contributi a pioggia che non servono per rilanciare la nostra economia. Quindi abbiamo una visione chiara, vogliamo investire sugli ecosistemi, vogliamo investire sulle filiere, creando innovazione, trasferimento tecnologico, competenze, innovazione di processo e di prodotto, perché riteniamo che la manifattura marchigiana potrà giocarsi un ruolo importante con la ripresa economica se e soltanto se riuscirà ad essere molto competitiva. Siamo in compagnia di Letizia Urbani, che si occupa di formazione, e quindi occupandosi di formazione noi oggi abbiamo sentito un concetto che ci piacerebbe capire veramente: Mechatronic. Cosa si intende in realtà? Beh, è un bel mix che racchiude competenze in ambito meccanico, in ambito elettronico e in ambito informatico. Un prodotto meccatronico è un prodotto intelligente che consente a chi lo utilizza di semplificare il lavoro che sta facendo. Ovviamente meccatronica si sposa in modo perfetto a tutto quello che è processo produttivo, quindi meccatronica si sposa anche a un prodotto, diciamo il miglior risultato viene dato quando la meccatronica si applica al processo produttivo e soprattutto a processi di prodotti massivi. Perché? Perché poi l'intelligenza che è a bordo di quel macchinario, quindi con quel macchinario io sviluppo un processo produttivo, una lavorazione di qualsiasi genere o un assemblaggio, questa intelligenza consente di semplificare il lavoro di chi opera su quella macchina e consente poi di alleggerire quel lavoro.